È un video veramente toccante e non vogliamo commentare questo intreccio di quotidianità con una quotidianità invece che si avvicina drammatica, quella che è legata ad una malattia, però vogliamo partire dal finale di, questa, di questo promo, fai continuare la sua storia, perché in questo caso noi possiamo fare qualcosa attraverso la ricerca, attraverso le donazioni, attraverso anche il 5 per 1000 eh, abbiamo con noi questa sera eh, Alessandra Collicelli, consigliera nazionale AISLA, sezione bresciana. Buonasera, buonasera, buonasera grazie dell'invito. Eh, abbiamo iniziato con un promo che ritroveremo in programmazione e che possiamo anche rivedere. Eh, però chiaramente, come abbiamo detto, racconta un dramma che è il dramma di tantissime famiglie, perché poi non è solo la persona esatto. colpita eh, da SLA, è anche tutta la famiglia che in un modo o nell'altro rientra in, in questo percorso. E, però facciamo un passo indietro e invece facciamo conoscere una bella realtà. Aisla Brescia. Allora, Aisla Brescia nasce nel 2008 per volontà di Paolo Marchiori, che non è solo il fondatore di Aisla Brescia, ma è ancora il nostro attuale presidente. Paolo riceve la diagnosi di SLA nel 2005 e da subito inizia tutta la trafila delle visite mediche l'accoglienza presso Aisla nazionale che ha la sede appunto a Milano e i primi ricoveri al Centro Clinico Nemo. Paolo capisce quindi da subito l'importanza di avere anche sul territorio bresciano una sede che si possa occupare di tutti i malati come lui e delle eh, devono imparare a convivere con la SLA. Quindi con un piccolo gruppo di amici decide di provare a realizzare una sede di AISLA al, nella, nostra, nella nostra provincia e piano piano, ehm, creando tutta una serie di rapporti con le istituzioni, con gli enti e con le associazioni presenti sul nostro territorio, riesce nel 2010 a trasformare questo gruppo di amici di, ehm, di, 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 dei primi volontari di Brescia in sezione. AISLA di fatti nel 2010 diventa ufficialmente una sezione di AISLA. Noi ci occupiamo circa, eh, di circa una centinaio, un centinaio di famiglie SLA presenti su tutto il territorio bresciano, eh, sono quantificate grosso modo in 200 e eh, con noi mh, ce ne sono in contatto circa, circa la metà. Cerchiamo, su indicazione di Paolo, che è sempre stata le sue linee guida, quella di realizzare rapporti di collaborazione con le istituzioni, con gli enti e soprattutto con le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Perché purtroppo noi volontari siamo pochi, non riusciamo a gestire tutto quello che vorremmo gestire e fare sul territorio bresciano, che è comunque un territorio molto ampio, molto disteso, e quindi abbiamo essenzialmente bisogno della collaborazione degli enti, delle associazioni. E di tutti i volontari presenti, soprattutto ovviamente nei comuni dove risiedono i nostri, i nostri familiari. Cerchiamo di fare come iniziative le raccolte fondi, senza le quali non potremmo eh, sostenere i progetti della nostra sezione e soprattutto formazione e sensibilizzazione. Una del, delle linee guida forti di Paolo è quella di fare sensibilizzazione nelle scuole con i ragazzi, soprattutto diretti alle scuole eh, superiori, perché comunque il tema da trattare non è un tema semplice, è un tema molto, molto forte, molto pesante e con i ragazzini un po' più piccoli ci diventerebbe molto, molto complicato. Quindi ehm, andiamo nelle scuole a fare formazione e informazione e grazie a queste collaborazioni siamo riusciti nel 2020, in occasione del nostro decimo compleanno, a eh, realizzare una festa per la nostra sede che fosse il più inclusiva possibile. Siamo stati quindi ospiti presso l'Istituto Alberghiero Le Canossiane, dove abbiamo ehm, incontrato i ragazzi della quarta e della quinta superiore e insieme a loro per per tutto l'anno scolastico abbiamo lavorato su quello che poi sarebbe stato il menù del nostro pranzo, menù che doveva essere assolutamente accessibile per tutti. I nostri pazienti, purtroppo la SLA, eh, come avete visto dal filmato, piano piano eh, diminuisce la capacità motoria, quindi le gambe, le mani, eh, la, la possibilità di parlare, di comunicare e di deglutire. Quindi anche i cibi devono essere preparati, cotti in un certo modo e questi ragazzi per tutto l'anno hanno studiato insieme ai nostri medici agli nutrizionisti del centro clinico Nemo il menù che poi ci hanno offerto dall'antipasto al dolce completamente accessibile perché per noi l'accessibilità non è soltanto l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma è soprattutto l'abbattimento delle barriere culturali, quelle che ci impediscono di stare insieme. Allora, cosa significa avere un centro clinico Nemo per il territorio bresciano? Allora il centro clinico Nemo sulla nostra, nella nostra provincia è innanzitutto la realizzazione di un sogno di Paolo. Paolo, nel momento in cui ha avuto la diagnosi, è stato ehm, accolto presso il centro clinico di Milano, il primo che è stato aperto sul territorio italiano, sostenuto ancora oggi, come tutti gli altri sei, sette centri clinici Nemo, da Aisla, da Wildi M, da famiglie Sma e da Fondazione Teleton. Eh, per Paolo era indispensabile avere un centro clinico a Brescia perché comunque la distanza tra noi e Milano, che è il centro più vicino che c'era fino al. 2018, 2020 era troppo per i nostri pazienti e quindi troppo, troppa distanza e liste d'attesa troppo lunghe, perché comunque i posti letto sono ovviamente limitati. Quindi Paolo per anni ha lavorato a contatto con le istituzioni, con gli enti, con gli enti politici affinché si potesse individuare una struttura che potesse accogliere il nostro centro clinico Nemo e finalmente nel 2020. In piena pandemia, tra l'altro, siamo riusciti ad aprire il centro clinico che è diventato il punto di riferimento per i nostri pazienti e per le loro famiglie. La particolarità dei nostri centri clinici Nemo è che la persona che viene accolta al loro interno non si sente in un ospedale, ma si sente in una famiglia. All'interno del centro clinico Nemo, i nostri pazienti trovano tutte le specialità mediche a loro necessarie e non devono spostarsi di ospedale in ospedale anche solo semplicemente per andare a fare una visita medica. Il personale medico e tutto il personale ausiliario è fortemente formato affinché possa mettere a proprio agio i nostri pazienti, perché lo ricordiamo, i nostri pazienti hanno dei ricoveri anche molto lunghi che durano anche due mesi, quindi è essenziale per loro sentirsi in famiglia. I posti letto non sono tanti, la struttura è all'interno dell'ospedale del, dell richiede di cure. Sago e abbiamo 16 posti letto, sia per bambini, adolescenti che adulti. E per parlare di numeri, soltanto nel 2023 il centro clinico Nemo di Brescia ha preso in carico 1140 pazienti. Questo numero vi fa capire la necessità estrema che avevamo di un centro clinico Nemo e la necessità estrema di avere più possibilità di accoglienza per i nostri, anche per da i nostri fuori, pazienti. pazienti o sì, vengono anche da fuori perché purtroppo i posti sono certo. pochi e quindi a seconda delle esigenze vengono anche accolti presso la nostra struttura. Molto bella l'esperienza del centro clinico Nemo di Gussago perché la comunità di Gussago ci ha letteralmente eh, adottati. Eh, sin da subito le associazioni di volontariato e il sindaco di Gussago con tutto il suo staff ci hanno aiutato in tutte le fasi di preparazione eh, durante la, di la giornata di apertura. Perché è una grande festa, le associazioni di volontariato del territorio hanno organizzato completamente in maniera autonoma tutto quello che è stato in rinfresco, il, buf, il, buffet, il buffet i fiori, insomma tutto quello che ha reso bellissima la giornata e ancora oggi è, sono loro che organizzano feste, eventi e raccolte fondi per il centro clinico, quindi ecco questa sinergia che si è creata è diventata un attimo la particolarità del nostro, del nostro centro. Che tipo di iniziative solidali vengono organizzate a favore della vostra sezione? Allora la nostra sezione si occupa di eh, a parte tutte le attività di formazione, informazione e raccolte fondi, cerchiamo di supportare i nostri pazienti anche a livello burocratico, quindi per quelle pratiche che magari sono particolarmente ostiche. Cerchiamo di essere presenti per qualsiasi tipo di loro esigenza. Abbiamo un gruppo di aiuto gestito dalle nostre due psicologhe che incontra i nostri pazienti una volta al mese e le stesse due psicologhe che sono state ovviamente formate li seguono a domicilio e in maniera singola, insomma per qualsiasi loro esigenza. Esigenza. Abbiamo un mezzo attrezzato che diamo gratuitamente ai nostri pazienti, quest'anno ne vorremmo acquistare un altro perché purtroppo il numero di famiglie è in aumento e abbiamo bisogno di garantire ai nostri pazienti la possibilità di muoversi, non solo per andare a fare le visite mediche ma anche semplicemente per andare a trovare un paziente piuttosto che andare a fare le vacanze o andare dai figli a mangiarsi una pizza tutti insieme. Oh, C'è cioè una possibilità per tutti noi eh, di dare un aiuto tramite il 5 per 1000 ad Aisla, esatto. giusto? Sì, esatto. Il 5 per 1000 eh, per noi non è solo una raccolta fondi, che ovviamente per noi è essenziale per poter garantire un pochettino tutti i servizi che noi offriamo sul territorio non solo bresciano ma anche nazionale, ma per noi il 5 per 1000 è anche un modo eh, di sentirsi vicino ad Aisla. Le oltre 16.000 persone che tutti gli anni decidono di donare il 5 per mille ad Isla, è un po' come se dicessero noi ci siamo, questo è il nostro modo di aiutarvi e per noi è essenziale e fondamentale. dire una cosa molto bella, non è vero che non esiste una cura per la SLA? occorre solo trovarla, trovarla. Esatto. e per trovarla eh, bisogna passare attraverso la ricerca e sostenere la ricerca. Cosa sono le operazioni sollievo e dopo devo chiudere? Allora, le operazioni sollievo sono tutte quelle operazioni che noi mettiamo in campo per dare appunto sollievo. Può essere l'aiuto economico, perché comunque tante famiglie si trovano in difficoltà economica e quindi interveniamo economicamente, ma anche tutta una serie di attività che noi. Mettiamo, poniamo in essere gite, uscite, soprattutto realizzate nell'anno 2023 in occasione di Brescia Bergamo. Eh, abbiamo, siamo stati ospiti a Bergamo, i nostri amici di Bergamo sono venuti qui, siamo, li abbiamo accompagnati a vedere il nostro Capitolium, la Vittoria Lata, le cantine Berlucchi e in ultimo abbiamo realizzato un, un sogno. Siamo andati con cinque pazienti SLA sulla vetta del Guglielmo. Sembrava un'iniziativa impossibile da realizzare, ma proprio grazie alla sinergia del CAI Lumezzane, Gavardo, GSA di San Giovanni di Polaveno, dei cacciatori Gruppo Cinghialai eh, di San Giovanni di Polaveno. Siamo riusciti ad accompagnare cinque pazienti con l'aiuto di circa 45 volontari, oltre amici e parenti. Insomma, ce l'abbiamo fatta e quest'anno ripete faremo il bis perché l'esperienza è stata bellissima, vissuta in maniera splendida da tutti e i CAI Lumezzane Gavardo hanno deciso che tutti gli anni, il primo sabato di ogni di ottobre, sarà dedicato a noi. Allora. Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, AISLA, c'è un sito internet esatto. dedicato alla sezione bresciana, quindi di AISLA con i contatti, c'è un numero di telefono anche per Whatsapp, c'è il Liban per sostenere i progetti del territorio e tanto tanto altro e ci sono anche i social, quindi anche tramite Facebook. Io voglio ringraziare Alessandra Collicelli, consigliera nazionale AISLA per questa chiacchierata. Grazie mille a voi per l'opportunità. Grazie.